anche il passaporto argentino, arrivato in Italia all'Udinese per 200.000 euro, vale almeno 10 volte tanto. Pavlovski dentro l'area di rigore per Svok, chiuso da Battocchio, ma ancora Svok cerca lo spazio per il cross, arriva la rete della Polonia con Bonk, sorpresa la nostra retroguardia, è andato in scivolata sul cross di Svok, il numero 11 polacco, ha firmato così il vantaggio della nazionale di Zielinski. E purtroppo siamo stati buoni profeti, cattivi per la nostra nazionale nel dire che comunque queste accelerazioni potevano creare difficoltà alla retroguardia dell'Italia. Lo ha fatto molto bene, soprattutto il movimento di Svok, che credo che sia stato sottovalutato dai nostri difensori. Il numero 14 della Polonia, ecco, lo stiamo rivedendo qui nella fase finale, probabilmente ha goduto di troppa libertà, così come Bonk, che ha potuto incrociare molto bene questo traversone, che poi non so se era un cross o un tiro in porta, fatto sta che comunque Bonk si è trovato e in attacco anche Antei a dare forza al nostro attacco, c'è anche Di Lorenzo, il pallone per proprio per Di Lorenzo, poi Antei pareggia i conti, tutto fatto dai nostri due centrali. Deviazione di Di Lorenzo, tocco finale di Antei che ha scelto il tempo giusto, ottimo l'inserimento del difensore romano e palla all'incrocio dei pali lì dove non è potuto arrivare l'estremo difensore della Polonia Zronik. E allora l'Italia pareggia i conti 1-1 al Recchioni di Fermo, rivediamo grazie al replay del nostro Emilio Ratti e dell'esterno 3 di Napoli il prolungamento di Di Lorenzo per l'intervento in acrobazia di Antei, festeggiato giustamente dai compagni. È stato un bel gesto tecnico quello di Antei per la sua costanza negli allenamenti con qualche presenza da titolare. Fossati, Liviero, Piscitella, ancora per Liviero, buono lo spunto, Belotti, la conclusione del numero 9, la rete del 2-1 Italia. Questa è veramente un'azione da manuale del calcio, perché ha trovato la giusta fluidità, la giusta geometria, ancora una volta le fasce hanno esaltato i nostri colori, hanno esaltato le qualità dei nostri giocatori, ancora una volta Liviero, Piscitella e Belotti hanno costruito un'azione bellissima che ha portato proprio il centravanti, il nostro centravanti Belotti al raddoppio, un 2-1 meritatissimo per la nostra formazione, perché fin qui ha prodotto sicuramente di più, è la formazione che ha cercato con insistenza, con molta insistenza il gol, e lo ha fatto anche con il bel gioco, abbiamo visto delle bellissime azioni. E allora Italia che è passata in vantaggio grazie a Belotti, rimedia Politano, poi Battocchio, chiama il pallone Fossati, eccolo servito, l'anticipo di Dugovieschi, poi Battocchio, ancora lui per Politano, si accentra il numero 10, vede il movimento di Fossati che prolunga, Belotti, la conclusione di Belotti, rete, che bel gol. 3-1 e doppietta per il nostro numero 9. Che bel gol, è riuscito a trovare la coordinazione su un precario equilibrio, incredibile, incredibile, bello, bello, incredibilmente il gol di Belotti, ancora una volta spalla alla porta con una mezza girata, ha messo all'angolo alla sinistra di Zronik, che anche in questa circostanza nulla ha potuto, ma questa ancora un gol, ecco, stiamo rivedendo la fase finale, un tocco, un altro bellissimo tocco in profondità da parte di Politano e poi questa girata bellissima, angolatissima, nulla da fare. Belotti in giornata di grazia, doppia. Tutta fisicità contro Kopacz, ecco, lo stiamo rivedendo, trova la maniera comunque con il braccio sinistro abilmente allargato, si è fatto largo Belotti, ha trovato tempo e coordinazioni per battere la rete, qui c'è stato un bel intervento da parte di Stenioski. La battuta di Politano, la chiusura di Kopacz, ancora Italia con improta la rete del 4-1. Del neo entrato a segno anche Improta, Riccardo Improta, il giocatore della Juve Stabia, per il 4-1 Italia. Sì, è un 4-1 direi del tutto meritato, non c'è sproporzione nel punteggio, perché indubbiamente
i riscontri del campo sono esattamente quelli del punteggio. Ecco, qui stiamo rivedendo la fase, qui c'è stata una deviazione, una successiva deviazione da parte addirittura di un giocatore polacco che mette sui piedi di Improta, che non si fa pregare, e da quella posizione porta a 4 le marcature dell'Italia. Ecco, lo stiamo rivedendo, collo pieno a far passare la palla sotto il corpo di Stenioski, disperatamente al salto nell'under 21. Entra anche Mazinski per la Polonia, fuori Konchowski, dentro il numero 15 per la nazionale di Zielinski. Posizione per l'Italia affidata a Valotti, c'è anche Gomez che conta i passi, potrebbe andare di potenza, proprio così parte l'attaccante del Sassuolo, Stepniowski non trattiene, arriva in prota, ancora una conclusione, la rete dell'Italia di Antei, doppietta per Antei. Doppietta di Antei, è tutto dire, una doppietta che porta la firma di uno dei due centrali difensivi della nostra formazione. Questo a significare che comunque questa è una formazione, questi sono giocatori di grande personalità, perché come nel primo tempo, anche nel secondo tempo, in questa ultima azione abbiamo visto un Antei pronto a sfruttare il minimo errore difensivo della retroguardia della Polonia. C'era riuscito nel primo tempo, c'è riuscito, porta 5 le marcature dell'Italia, probabilmente è un risultato numericamente che penalizza tantissimo la Polonia, ma ci sta tutto, perché in effetti, ecco, qui stiamo rivedendo ancora una bella conclusione di Improta, sempre pronto anche lui a inserirsi e sfruttare qualsiasi errore. Poi la conclusione di Improta ha trovato sulla sua traiettoria prontissima e vestissima Antei a depositare la palla in rete. È il parziale più importante. San Pietro, Valotti, cambia gioco per Improta che sfugge al suo marcatore, l'aggancio di Improta, Improta alla rete, bravo, Improta. Del 6-1, è show Italia al Bruno Recchioni di fermo. Ma certamente Improta non ha fatto assolutamente rimpiangere Piscitella, anzi ha arricchito la sua prestazione addirittura con una doppietta. E non dimenticherei neanche che nell'azione precedente, quella che ha portato al 5-1, che ha visto Antei mettere dentro la porta il gol del 5-1, ancora una volta con Improta protagonista, perché Improta con la sua velocità, con queste sue ripartenze sulla fascia sinistra, ha creato sempre grandissimi problemi. Poi Ciliegina sulla torta ha accettato la porta 2 volte per una bellissima doppietta. Credo che sia festa Italia. Sei d'accordo?